Gioia, ansia, sorpresa, rabbia, tutte emozioni alle quali noi player di Rainbow Six siamo abituati. Ma il terrore? Quello no, a quello non siamo preparati, o almeno non abbastanza. Beh, benvenuti su Madhouse. La prima mappa di Siege rivisitata per l'evento di Halloween cela dei segreti oscuri e alcuni vi faranno accapponare la pelle, quindi preparatevi. In questa casa è accaduto qualcosa di inquietante e non si tratta di un semplice omicidio, parliamo di qualcos'altro. Nel bagno le mattonelle della doccia, da sempre bagnate da un getto continuo d'acqua calda, non sono più limpide. Lì, dove una volta il bianco risultava quasi accecante, del sangue ristagna intorno allo scarico, rendendo l'ambiente molto più cupo. Una persona stava utilizzando quella doccia, quando qualcuno, o forse qualcosa, l'avrà colpito alle spalle. Ma dov'è il corpo? Chi era il malcapitato? E soprattutto, chi è che fischia? Spostandosi tra i vari ambienti ci si sente osservati. Gargoyle, zucche e ritratti sinistri scrutano ogni nostro movimento. Questi oggetti inanimati non sembrano pericolosi, ma non sono gli unici ospiti della casa. Qualcosa striscia tra i mobili, si sposta rapidamente, calpesta con forza il pavimento e spesso ci insegue e attende il momento opportuno per richiamare la nostra attenzione. Il tutto apparentemente non sembra avere un senso logico. Chi o cosa ha ucciso l'uomo nella doccia? C'era qualcun altro nell'edificio? Un brivido percorre la nostra schiena non appena muoviamo un passo all'interno del guardaroba. Un'ombra si proietta su di noi e se ad un primo sguardo può sembrarci un'illusione, un occhio più attento è in grado di riconoscerci qualcosa di noto, qualcosa già affrontato in precedenza, qualcosa che credevamo stupidamente di aver sterminato. Il quadro sembra diventare più chiaro, ma se la cosa macchiatasi del sangue di un uomo non avesse ancora abbandonato la casa, se fosse nei dintorni e soprattutto se non fosse da sola, strani versi risuonano distintamente nel garage. L'essere in grado di produrre dei lamenti tanto strazianti non è affatto lontano. Coloro che hanno trascorso più tempo tra queste mura sono consapevoli della presenza di una seconda camera da letto, sempre gioiosa dai colori sgargianti, colma di giocattoli. Anche qui qualcosa è cambiato. Un carillon risuona tra le pareti macchiate di sangue ed una voce robotica, forse di un vecchio pupazzo, sembra non gradire la nostra presenza. È ovvio che in questa casa vivessero dei bambini, uno dei quali forse abbastanza grande e abbastanza coraggioso da potersi divertire grazie ai suoni tetri emessi dal nuovo campanello di Halloween. Alla luce di tutto ciò però un dubbio inizia ad assalirci. Che fine hanno fatto quei bambini? Un telefono suona al piano inferiore, nessuna risposta. Qualcuno, dall'altro lato, ansima. Passa poco ed ecco un'altra telefonata, sembrano sussurri senza senso, ma riavvolgendo la segreteria è possibile distinguere qualche parola.
Il tempo è scaduto, ma per cosa? Che cosa sta accadendo? Perché non bisogna spostare i bambini? Un'altra telefonata. Stavolta è chiaro, qualcuno parlava, ma ancora al contrario. Bisogna riavvolgere. I'm scared. Mommy, they're coming. Oh my god. Your secret safe with me. La voce terrorizzata rimbomba nella nostra testa. Qualcuno sta arrivando per prenderli. La madre nasconde un segreto, qualcosa di terribile, che però deve essere protetto. Dove? Quale posto per un bambino può essere più sicuro di una casa? Ma certo, la sua casa, quella sull'albero, forse è lì che si nasconde. O forse siamo arrivati troppo tardi. Nell'abitazione di quella che sembrava essere una normale famiglia si è consumata una strage. Non sappiamo chi o cosa l'abbia perpetrata, ma il tutto sembra essere accaduto in nome di un segreto. Un segreto che il più piccolo, ma forse il più coraggioso, ha cercato strenuamente di proteggere, magari tenendolo d'occhio da lontano e riuscendo nella sua impresa.